Dottor Alfonso Laudato, ex consigliere comunale, ex assessore, anche tutto lui. Ex. Anche lui, ma no, ex come leone della politica, però. Ecco, anche lui tra i destinatari di queste comunicazioni giudiziarie. La sua posizione. E io penso l'ho chiarito in questa conferenza stampa. Il primo motivo è il motivo politico, cioè secondo me Calde non può continuare con questa amministrazione. Qua c'è un assedio mediatico contro tutte le forze politiche, dal centro-destra al centro-sinistra. Ci vuole una giunta che in sostanza raggruppi tutte le forze politiche per dare un'immagine forte. Dobbiamo aprire un fronte per dimostrare sia alla magistratura, alla stampa, che qua su Comune ci sono delle persone per bene. Ormai ci stanno etichettando come tipico dei paesi vesuviani o del Casertano. Questa situazione così mediatica certamente non va bene, perché già in un momento di gravissima recessione, dove io come dirigente sanitario vedo che non riesco neanche a pagare 5 euro per un avviso, vuol dire che siamo in un momento veramente drammatico. Questa situazione giudiziaria sta ulteriormente peggiorando, perché l'apparato comunale è completamente fermo e non va bene. Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi lei ha offerto alla stampa alcuni suoi approfondimenti, che tra l'altro sono stati anche oggetto poi di questo colloquio, definiamolo così, con... No, alla fine è stato un colloquio con la stampa, cioè uno lo pensa e non lo dice. Invece abbiamo un momento di chiarimento, visto che alcuni giornalisti sono rimasti un po' male, ma anzi devono apprezzare che ho fatto, li ho provocati, come so sono un grande provocatore. Cioè è giusto che voi facciate il vostro ruolo, un vostro diritto, però nel rispetto anche delle regole e della verità. La conferenza stampa oggi si è basata soprattutto sul fatto delle spese rappresentanti. Prima c'era una norma del 1927 e adesso questa vacazza è stata sanata dalla Gazzetta Ufficiale, dove prevedono quali sono le spese rappresentanti, tutte le spese che io ho sostenuto, cioè acquisti dei telefoni, delle ricariche previste dal regolamento comunale, delle spese tipografiche. Cioè, basta fare chiarezza. Allora, come sono usciti per 10 giorni, Laudato è stato accusato di peculato, per 10 giorni deve uscire che Laudato ha trovato una Gazzetta Ufficiale che tutte queste spese fatte dal gruppo consigliato di cui era il responsabile erano spese esatte, giuste, basta. Perché non facciamo, equipariamo gli attacchi con i relativi contrattacchi? Anche questo significa rasserenare l'opinione pubblica. Questo decreto legge, tra l'altro, è datato... 174 del 2012, che stava in una fase di conversione, è stato convertito in legge, in sostanza prevede, alla luce anche dello scandalo Fioriti, ci hanno scambiato per i vari onorevoli Fioriti, qua prendiamo 500 euro all'anno, 40 euro al mese, alla fine io tenevo un'attività professionale, certamente abbastanza attrezzata a capo di terreno, ho dovuto rinunciare, quelle spese la chi me le paga, per la politica, per l'amore della città, non certamente fu protagonista, insomma, e perciò io avevo avvertito questo malessere, questa incomprensione, già un anno fa abbandonare la politica, ma alla fine sto sempre in mezzo alla politica, il leone è ferito.